Partire da qui girando la stessa domanda al rappresentante di quella forza politica che invece chiede, mi pare di capire con grande voce, lo scioglimento del Comune di Roma. Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera e del Movimento 5 Stelle, buongiorno e benvenuto. Buongiorno e prima di tutto mi scuso per ieri mattina. Doveva essere con noi, vabbè, sono cose che capita. Non è stato possibile, dovevo a voi e ai vostri ascoltatori delle scuse. Non si preoccupi. Detto questo, sulla questione dello scioglimento. Perché voi volete invece lo scioglimento del Comune di Roma? Guardi, la questione dello scioglimento ormai non dipende più da noi, nel senso che mancano pochi giorni e la commissione d'accesso, la commissione prefettizia farà una relazione al Ministro dell'Interno per spiegare in questi mesi che è stata lì a leggere i documenti, a verificare lo stato del Comune, sarà la commissione d'accesso a chiedere al Ministro dell'Interno o meno lo scioglimento. Detto questo, noi adesso siamo in una fase in cui stiamo chiedendo semplicemente le dimissioni di Marino perché non crediamo più che sia una giunta in grado di poter amministrare il Comune di Roma in maniera serena. Anche se Marino dice è ciò che abbiamo ereditato e io anzi ho provveduto ad allontanare le persone che hanno sbagliato. Guardi, la questione è un'altra, che Marino è stato eletto sindaco di Roma col voto anche di tanti di quelli arrestati. Sono circa 50.000 i voti portati alla coalizione di Ignazio Marino alle ultime elezioni comunali da parte di coloro che poi sono stati arrestati. Parliamo dell'ex presidente del Consiglio Comunale di Roma, dell'ex assessore di Marino. E a questo si aggiunge un PD che non è in grado di dividere i buoni dai cattivi, tant'è vero che Orfini ha sostenuto, presidente del PD, ha sostenuto fino alla fine Tassone, che è l'ex presidente della municipalità di Ostia, che è in realtà un comune, che è stato anche lui coinvolto nello scandalo Mafia Capitale e arrestato, e fino all'ultimo, fino a prima dell'arresto, Orfini parlava bene di questo Tassone e lo difendeva. Non c'è neanche la capacità di dividere, di riconoscere coloro che sono coinvolti da coloro che non sono però coinvolti. Però sa, Di Maio, i voti non puzzano, cioè non è che uno prende i voti, ha portato dei voti, sono i voti dei cittadini poi, no? I voti, no, aspetta, dobbiamo vedere come si fanno questi voti, questo ce lo spiega Buzzi, che dice che bisogna sostenere, Buzzi che è il protagonista di questo scandalo Mafia Capitale, che dice chiaramente che bisogna sostenere questo o quell'altro, dice nelle intercettazioni telefoniche per riuscire ad aggiudicarsi questo o quell'appalto. Allora qual è il timore? Il timore è che in questa giunta o nei meandri del Comune di Roma, nelle nomine fatte da questa giunta, ci ritroviamo ancora persone che oggi devono battere cassa presso alcune organizzazioni che gli hanno portato i voti. Cioè, lei dice che in qualche modo Marino potrebbe avere fatto delle nomine in quanto... Io dico una cosa, fino a qualche tempo fa... Colluso addirittura? Fino a una settimana fa Tassone era uno dei buoni e poi ce lo siamo ritrovati arrestato. E Tassone era difeso da Orfini e da Marino. Adesso ce lo troviamo arrestato. Nessuno mi dice che Marino ha il polso della situazione e questo mi preoccupa per il Comune di Roma, che tra l'altro si prepara ad affrontare il giubileo, non so se è chiaro. Sì. Quindi rispetto a questa situazione... È uno dei motivi per cui loro dicono, lo so, Sabella dice, non si può sciogliere adesso proprio perché c'è il giubileo, ognuno la legge in modo diverso. No, io penso solo una cosa, penso con... per esempio so che molti tassisti ascoltano la vostra radio per esempio, e vorrei chiedere a loro se si sentono sereni del fatto che durante un evento così importante Marino amministri il Comune di Roma, per esempio, a tanti cittadini che io incontro ogni giorno per strada e mi dicono questo è un giudizio politico, certo, ma il nostro è un giudizio politico perché noi siamo una forza politica che chiede e non, che soprattutto non dà più fiducia ad un sindaco la cui giunta è stata coinvolta nello scandalo. Io credo che è sbagliato continuare a dire, come fanno Renzi e Marino, l'abbiamo ereditato dal passato. Ricordiamoci che Coratti e tutti gli altri che sono stati arrestati in Mafia Capitale non facevano parte della giunta Alemanno o facevano parte delle scorse consigliature di Veltroni o di Rutelli, fanno parte e facevano parte della giunta di Marino. Quindi questa giunta qui che sta governando Roma è al centro di Mafia Capitale, come il PD di Matteo Renzi, che ormai da quando Renzi è segretario ha 50 tra indagati e arrestati del PD. Le chiedo questo invece sulla questione Campania, perché noi 3 giorni fa abbiamo avuto Vincenzo De Luca.
Gianluca nella prima uscita pubblica e ha detto qualcosa anche del Movimento 5 Stelle. Glielo faccio sentire che cosa ci ha detto Vincenzo De Luca, perché voi chiedete anche in quel caso che se ne vada. È una specie di circo equestre, ognuno si alza la mattina e dice quello che diavolo vuole, c'è in particolare una componente politica, quella dei Grillini, sì, che è specializzata nella presentazione di ricorsi. Ecco, sulla sì, loro lapide metteremo presentarono 1000 ricorsi. Insomma, ha aggiunto De Luca, è l'unica cosa per cui vi si nota, ecco. Di Maio, perché De Luca dovrebbe andarsene? La questione di De Luca, la questione di Marino, la questione del PD di Renzi è sempre molto simile. Io non ho niente contro De Luca. De Luca fa politica da 30 anni, prende il vitalizio, ha preso stipendi da ministro, si muove con la sua auto blu. Quindi stiamo parlando di una persona che io riconosco come uno dei tanti di questa classe politica. Il discorso è uno solo e vorrei capirlo, perché vale per Marino, vale per De Luca, vale per Renzi. La legge in questo paese è uguale per tutti, perché c'è una legge Severino che dice che De Luca deve essere sospeso per legge. Verrà sospeso. Per legge significa che appena proclamato viene sospeso, secondo la sentenza del TAR che noi ci siamo procurati presentando un ricorso. Sa, qui ci sono interpretazioni diverse, cioè, allora, vuol dire che stanno violando la legge. Il discorso qual è? Noi non diciamo che hanno violato la legge, perché ancora la devono violare. Se il giorno della proclamazione non lo sospendono, è chiaro che violano la sentenza del TAR, ma la domanda è se la legge è uguale per tutti, bene. Se invece ci stanno dicendo che interpreteranno la legge per salvare la poltrona a De Luca e ai suoi assessori in Campania, e quindi in Italia la legge la devono rispettare sempre i poveri cristi e nessun altro, allora io ho detto una cosa molto semplice: cominceremo a prenderci anche la libertà di non rispettare per esempio le cartelle esattoriali di Equitalia, perché se loro, quando si tratta delle loro poltrone, interpretano la legge sempre a favore loro, noi cittadini cominciamo a prenderci qualche altra libertà. E questo, cioè, che non lo sospendono, guardi che secondo me lo sospenderanno. No, allora, se lei legge, poi la questione è molto tecnica, però se sì, lei legge le dichiarazioni sia di Bubbico, di Alfano e di tutti coloro che poi si ritroveranno a prendere questa decisione, loro dicono: noi daremo prima il tempo a De Luca di formare la giunta, prima il tempo a De Luca di insediarsi in consiglio regionale e poi lo sospenderemo. Questo non è quello che dice sia il Tribunale Amministrativo Regionale, sia la Corte di Cassazione, sia la legge Severino, che dice addirittura in una sentenza che De Luca dal giorno in cui è proclamato è già scomputato dal quorum del Consiglio Regionale, che significa che non ha neanche diritto di voto in Consiglio Regionale. Invece questi lo vogliono far andare in Consiglio Regionale, fargli nominare i propri assessori e poi sospenderlo, così gli danno il tempo di partire con la giunta. Non è così. La vera responsabilità qui ce l'ha Matteo Renzi, che ha permesso la candidatura di De Luca alle primarie, pur sapendo che la Severino non gli permetteva di governare la Campania. Oggi la mia regione è al centro di un caos istituzionale. Allora questo dice, però perché la gente l'ha votato, di fatto. Guardi che se lei legge anche un po' i sondaggi, ci sono 7 cittadini campani su 10 che non sapevano gli effetti della Severino su De Luca. Il PD si è guardato bene dallo spiegare questi effetti ai cittadini campani. Allora ci dicono: presentiamo i ricorsi, ma noi vogliamo solo che si rispetti la legge in questo paese, altrimenti chi ci sta ascoltando in questo momento si prenderà la libertà di non rispettarla più, come è stato in tanti anni quando abbiamo visto politici eludere la legge o salvarsi. È chiarissimo. Le devo fare un'ultima domanda, perché ho scoperto sui giornali questa cosa. Lei conosce il vescovo di Ferrara, Monsignor Luigi Negri? Non personalmente. No, ma sa che cosa ha detto? Oggi fa un'intervista al Messaggero e dice che il Movimento 5 Stelle è basato su libri di Casaleggio che parificano l'uomo a Dio, e questa è un'eresia, e quindi per questo motivo sarebbe anche vietato darvi la comunione. Non so, forse anche no, guardi che è una cosa serissima per Monsignor Negri, non rida. Lei è cattolico, va in chiesa? Sì, come no, io tra l'altro. Cioè sareste eretici, questo dice. Guardi, ce ne hanno detti di tutti i colori, addirittura Renzi e Orfini gli hanno arrestato 5 esponenti del PD e se la prendono con noi che abbiamo 0 indagati e 0 arrestati. No, ma qui qui ve la dovete vedere con Dio, è una cosa un po' più seria. E vorrà dire che ce la vedremo anche con Dio. Quindi lei va in parrocchia, lei è un cattolico? Sì, io sono cattolico, ovviamente
faccio parte anche di una parrocchia molto attiva sul territorio e se, che si occupa e se di il suo prete dice guardi che hanno detto che siete eretici, il mio prete mi ha sempre sostenuto, quindi vorrà dire che faremo quattro chiacchiere con il cardinale, ha detto il monsignore. Non lo promuova così, è solo monsignore, è solo monsignore. Vorrà dire che faremo quattro chiacchiere e cercheremo di chiarirci. Per ora provoca ilarità in me, perché qui stiamo parlando addirittura di un movimento che è sempre cresciuto sul territorio facendo attivismo. Io sono uno di quei cittadini che invece di cambiare paese sta provando a cambiare il paese. Non siete eretici. È un po' troppo, vabbè. La ringrazio Luigi Maio, devo andare al traffico. Grazie per essere stato con noi. Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle.